Devo dire che non ce la passiamo male. Nono giorno. Due col figlio di un cane mi deve dare 10 pepite e 12 cavalli. Siamo al Forte Bravo, vicino a Almeria c'è il Forte Bravo e cioè gli studios dove hanno fatto, hanno girato molti dei film del Far West. È fighissimo. Sembra stare dentro un film, sembra di stare. C'è posto per una notte? Tutto pieno? C'è posto per una notte all'hotel Rio Grande? Signor? Sceriffo, sceriffo! Andiamo dallo sceriffo! Oh, oh, oh! I bigoldi delle prigioni! Che strano. Allora è strano perché è fatto di legno, di mattoni e alcune parti sono proprio fine di vetro resina, tetto. Avete mai visto? Sono mai stati inquadrati i tetti da sotto nei film. Veramente non ci stanno. Ma che cazzo le musiche hanno messo? Lo dico io? Ah, ho sempre sognato di farlo. Dammi da bere, John. Una cosa che abbiamo sempre sognato tutti, andiamo a vedere il retroscena. Retroscena degli studios. Niente. Carica! Stanno arrivando gli indiani. Merda, la cavalleria! Oh! Cazzo. È proprio un forte gli americani che ammazzavano, cercavano di ammazzare quei poveri indiani che non avevano fatto niente. Capitano! Non c'è nessuno. Li hanno uccisi tutti. Proviamo ad aprire questa porta. Si apre. Che schifo. Crolla a pezzi. Crolla tutto. C'è nessuno. Capitano! Ci stanno attaccando gli indiani! No! Volevo salire sopra! Mi hanno staccato le cose, mi hanno staccato! E ci salgo lo stesso, eh! Camera, Chuck, si gira. È stato emozionante immergersi in atmosfera da Far West. È come rivivere i tuoi film preferiti che guardavi da bambino. Ero sempre a cercare dietro l'angolo Bud Spencer e Terence Hill, un Clint Eastwood o un Charles Bronson e perfino di sperare di incontrare Doc con Martin. Non c'è cosa più bella di rivivere i propri sogni. Chi da bambino non ha mai avuto un costume da cowboy con la pistola e tentato di uccidere i propri amici? Oh, che carina questa scena romantica, ma il vero Far West non è così!
son curiosos. Le dirá que el caballo es de él. ¿Cómo te llamas? Me llamo Andrés. Andrés. El caballo es de Andrés. Se la apañan con él. ¿Dónde está Andrés? Se fui, Andrés. ¿Tú y el caballo cae en la puerta? No, no tengo caballo, señor. Tu copina, hermano. Ábreme el coche que lo he visto yo. El caballo es de mi hermano. Sí. ¿Qué hacemos, hermanito? Son hermanos como tú y yo. Sí. No, tú y yo gemelos. Eso. Vamos, un selfie. Ya, dale. ¿Saber a dónde voy? A Mer. ¿Y por qué no nos vamos los tres? ¿De cuál idea? Sí, ahora. Ahora. Allora, ecco, no, vedete queste due foto? Io non c'ho una foto con le ragazze cancate perché chi ha fatto la foto non è capace a fare la foto col telefono! Cioè, io ho fatto 3000 km per avere una cazzo di foto sfocata! Ok, scusa lo sfogo. Andiamo avanti. E Malaga! Siamo a Malaga! Allora, oggi facciamo una tappa. Manca poco, manca solamente 100 km ad arrivare a Gibilterra e ora facciamo una tappa qui a Malaga di un giorno e domattina andiamo a Gibilterra. Proprio il mio obiettivo, ci siamo quasi e sono contento, è stato proprio un viaggio e non è finito ovviamente perché poi dovrò tornare indietro. Gibilterra, quindi siamo a 3500 km di viaggio. Oggi è 3 luglio, è il decimo giorno e oggi andiamo a vedere un parco Torcal qui molto caratteristico qui intorno a Malaga. Nel frattempo questa è Malaga, questa qui, questa è la torre, questa qua che si vede qua, è la cattedrale principale, siamo vicino al centro. E quindi oggi andiamo a vedere questo parco di Torcal, molto caratteristico, ci sono le pietre fanno le forme strane, ma andiamo un po' a vedere. E poi domattina Gibilterra, speriamo ci fanno entrare. Yeah! Parco naturale del Torcal. Quindi allora raccontaci un po' questo. La particolarità di questo parco sono le rocce che sembrano state scolpite dall'uomo, in realtà sono naturali. E in questo sentiero noi potremo vedere addirittura una roccia a forma di cammello, quanto capito, dichiarato monumento naturale. Ma mi dice che ci stanno anche dei fossili. È una zona ricca di fossili, anche questa, infatti, speriamo di incontrarne parecchi. Andiamo a vedere queste sculture modellate dall'acqua, dal vento, dei secoli, degli elementi naturali della terra. È 1:30, proprio ora perfetta per partire. Caro sole, non me freghi! Parco molto particolare, queste rocce, quelle così. Trekking. Tuona. È brutto tempo. Abbiamo trovato un'ammonite. Guardate la dimensione. Sì, però se viene qua venite d'inverno perché fa troppo caldo, se muore.
Stiamo facendo un fuoripista ed effettivamente è la parte più bella. Siamo alla ricerca di fossili, ma non c'è un cazzo. Possiamo proseguire? Ci sono le oche che ci intralciano la strada. Dove hanno un filo?